Il senatore D'Anna, prego. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ebbi modo di dire in quest'Aula qualche giorno fa, ma non era presente il Ministro, che anche la peritonite lascia 48 ore di tempo e dovendosi mettere mano alla carta fondamentale per una nazione qual è la parte seconda della Costituzione, io credo che tutta questa velocità, tutto questo arrabattarsi per stare all'interno di date che sono velocissime presuppone ben altri scopi che non la disponibilità a farla nelle aule del Parlamento. Ebbi modo di dire che già dal punto di vista procedurale, dovendosi lavorare su di un atto che non era di iniziativa parlamentare ma era una proposta dell'esecutivo, la cosa poco quadrava. Si è fatto un gran parlare che le regole del gioco le si modifica e si concorre a modificarle tutti insieme, ma sembra veramente un paradosso che sia il governo, il potere costituito in quel momento a proporle questo cambio di regole. Anch'io ritengo, non per una forma ostruzionistica, se del caso la faremo come l'abbiamo subita quando il centrodestra era maggioranza in queste aule, la faremo però dal punto di vista della contestazione di quello che a nostro avviso non va. E mi sembra veramente oltremodo strano, anche dalle affermazioni un poco apodittiche che il Ministro ha stamani svolto in quest'Aula, che è nostro buon diritto farci sentire sui punti sui quali noi non siamo d'accordo. E mi sembra che buona parte della contestazione e dei malumori sia incentrato sul fatto che a noi non piace un Senato che non sia elettivo, che nel combinato disposto con l'Italicum, che è pronto come legge elettorale, sostanzialmente, al di là dei panegirici e dei giri di parole, noi ci troveremo di fronte, allorquando questo malauguratamente dovesse diventare legge dello Stato, di fronte al fatto che abbiamo praticamente conculcato la libertà che il popolo, il diritto che il popolo italiano ha di scegliersi i parlamentari. Di questo si tratta e non di altro, per cui non riusciamo a capire, per la testardaggine con la quale un governo animato a dire del primo ministro e del ministro Boschi, da ogni buon sentimento nei confronti della collaborazione che nelle aule parlamentari deve venire su queste tematiche, si intestardisca e ne faccia una linea di confine, quasi che far scegliere al popolo i propri rappresentanti sia da considerare come le colonne d'Ercole tra quello che è il vecchio e quello che è il nuovo. Io, da buon liberale, sono conservatore e progressista, tendo a conservare la libertà quando questa viene minacciata e sono progressista quando altri spazi di libertà devono essere ancora conquistati. Quello che poi non mi è piaciuto e ha dato forse luogo a questo mio intervento è il giudizio tranchant che il Ministro ha dato sul fatto che chiunque volesse modificare questo impianto appartenesse alla categoria dei retrogradi, ai nostalgici di un'Italia che in 30 anni non ha voluto cambiare le cose. Guardi, signor Ministro, che le cose si possono anche cambiare in peggio.
Quindi il cambiamento in quanto tale è un'aggettivazione, ma non è sempre un'aggettivazione positiva, perché cambiare non significa necessariamente cambiare in meglio o cambiare quello che serve al cambiamento stesso. Così come ho trovato del tutto fuori luogo, ma fa parte forse della dialettica governativa, quello di definire folli coloro i quali non ci stanno. Beh, se devo fare o devo richiamare di Tommaso Moro quello che diceva Erasmo da Rotterdam nel Moreas Elogio, è se è viva Dio che esiste l'elogio della follia. Perché vede, dal Cappello Assoragli di Pirandello all'uomo e galantuomo di Edoardo, sono costantemente chiamati folli tutti quelli che hanno un atteggiamento di schiettezza, tutti quelli che non riescono a percorrere quello che Thomas Mann chiamava la via maestra, in fondo alla quale c'è sempre il conformismo, l'opportunismo e la mediocrità. Quindi che il governo ci dia la patente di folle, io per la verità me la sono beccata anche in altre sedi, ma viva Dio, perché per dirla, signor Ministro, con Edoardo in una famosa poesia dialettale che si conclude in questo modo, eppure si incontra a morta, guarda in faccia e non tenga paura lo stesso, perché a me mi fa paura solo fesso. Traduco, cioè voi dovete avere paura degli stolti, dovete avere paura dei conformisti, dovete avere paura di quelli che non hanno il coraggio e la libertà di manifestare le proprie opinioni. Quindi che lei, con un volto angelico ed un fare elegante e suadente, ci dia dei folli solo perché noi non intendiamo votare questa ipotesi di riforma, mi sembra è effettivamente un poco esagerato. Faccia così, in commissione o fuori della commissione, dica al suo Presidente del Consiglio che basta introdurre l'elettività del Senato, che basta introdurre le preferenze nell'Italicum, che bastano queste elementari modifiche che riportino al popolo la sovranità, che questo non può essere il dopolavoro dei consiglieri regionali, né bisogna riperpetrare la triste storia di un leaderismo e di un peronismo che non ha più ragion d'essere, che i capi bastone, i capi partito sono tali solo se vengono scelti e se la loro linea politica può essere confermata dagli elettori. Perché viceversa, veda, signor Ministro, meglio qualche pazzo in più che in qualche cortigiano servitore abbastanza sciocco che si piega non al vento della propria scienza e della propria consapevolezza, ma che si piega allo scranno di ministro o al fatto di dover dire sì al potente di turno. La apprenda questa nozione, non ci tratti come delle persone che hanno scarso senso del proprio dovere. Perché veda, noi non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo votargliela questa riforma. Ce lo impone il nostro decoro di parlamentari e il coraggio che noi abbiamo di dire di no al potere. Che cos'altro è il liberalismo se non la limitazione dei poteri e non riconoscere al cittadino delle prerogative e dei diritti che non sono nella disponibilità di nessuno? Grazie. Senatore D'Anna, prego. Il senatore Compagnone ha presentato degli emendamenti per Gallo. Io ci eravamo, diciamo, messi d'accordo su alcuni, intervenivo io, su alcuni Compagnone. Compagnone non c'è. Le chiedevo il numero
secondo il prospetto dell'emendamento, lo 0105. E lei su che deve dire su cosa vuole intervenire? Ah, è libero. Vabbè. Io voglio intervenire sullo 01.5 che riguarda la modifica dell'articolo 21 della Costituzione, perché propongo io insieme agli altri firmatari di aggiungere l'articolo 21 bis, ovvero che è un diritto e un dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza individuale o collettiva agli atti dei poteri pubblici che violano la libertà fondamentale e i diritti garantiti dalla presente Costituzione. Voglio innanzitutto chiarire che la resistenza avviene ovviamente nell'ambito delle leggi e dei regolamenti e che quindi questo tipo di diritto deve essere poi codificato nell'ambito dei codici, perché non possa essere minimamente inteso come un diritto arbitrario e men che meno come un diritto che possa dar luogo ad atti di violenza o di illegalità. Proponiamo questo tipo di formulazione perché, vede, nel momento in cui l'impianto che ci propone il governo è per noi chiaramente liberticida, nel senso che c'è la palese privazione da parte dei cittadini a poter intervenire direttamente nella scelta dei parlamentari, credo che riconoscere ed esercitare il diritto alla resistenza sia uno rispetto a qualsiasi forma di imposizione, sia uno degli elementi che possono caratterizzare le cosiddette società aperte, che secondo Karl Raimund Popper sono quelle in cui sono ammesse tutte le divergenti opinioni e vi è l'unica preclusione nei confronti degli intolleranti. Perché dico questo? Non già perché questo sia un tema di secondaria importanza, ma perché io credo che chi si accinge a modificare radicalmente la Costituzione di questo Stato, lo dicevo poc'anzi al Ministro, debba porsi innanzitutto il problema dei diritti, i cosiddetti diritti negativi, cioè di quella parte dei diritti che non sono nella disponibilità di qualsiasi potere o di qualsiasi autorità. Più larga è la gamma dei diritti negativi, più ampi sono i margini di libertà e di tutela per il cittadino rispetto alla invadenza, spesso anche legislativa, dello Stato e rispetto a tentativi di coercire questi diritti stessi. Io non scopro niente, perché è chiaro agli astanti che questo tema fu introdotto da Jean-Luc, che è il padre del liberalismo, il quale diceva testualmente che chiunque usi la forza senza il diritto, com'è nella società il caso di chi lo fa senza esservi autorizzato dalla legge, si pone in uno stato di guerra con coloro contro i quali la usa. E in quello stato tutti i precedenti legami sono annullati, tutti gli altri diritti cessano e ognuno ha il diritto di difendere se stesso e di resistere all'aggressione. Per poi aggiungere, l'uso della forza fra persone che non riconoscono superiori sulla terra o in caso che non consentano l'appello ad un giudice sulla terra è propriamente uno stato di guerra nel quale non rimane che l'appello al cielo. Vorrei, se mi è consentito, anche citare il più noto tra i miei conterranei casertani, che è San Tommaso d'Aquino, il quale soprattutto nella famosa disquisizione sui tre diritti, la lex umana, la lex naturalis e la lex divina, e dei rapporti tra queste varie leggi,
riscontrava il buon diritto degli uomini a resistere rispetto ad ogni forma di tirannia, perché quando l'impronta tirannica, anche attraverso mezzi formalmente e giuridicamente validi come le leggi, questa imposizione, questa tirannia turbava l'equilibrio che c'è tra la lex naturalis e la lex divina. Cioè, nella buona sostanza, noi che cosa prevediamo? Prevediamo che la modifica della Costituzione ampli la gamma e gli strumenti che il cittadino ha per difendersi dallo Stato, che, ricordo a me stesso, è una convenzione giuridica liberamente accolta e scelta dai cittadini, i quali, è bene precisare, vantano dei diritti e delle libertà che sono antecedenti allo Stato stesso. Quindi ampliare la gamma delle salvaguardie, delle guarantigie dei cittadini rispetto ad ogni forma di coercizione e di tirannica, credo che dia il senso compiuto di una riforma della Costituzione che faccia dimagrire lo Stato in quanto tale. Io non voglio qua citare Ernesto Rossi e il suo lavoro sulla legge e sulla libertà, ovvero sulla tracotanza dello Stato attraverso la legislazione della interferenza e della subalternità che crea negli amministrati e nei cittadini, ma credo che il principio sul quale si impronta questa nostra richiesta di modifica dell'articolo 21 della Costituzione vada in quel senso, ovvero sia che lo Stato tenga i cittadini nella considerazione che essi sono parte di sé, non parte diversa da sé. Uno Stato, tanto per chiarirci, che nel regolare i rapporti con i cittadini li tratta da sudditi, non fosse altro perché si è dotato di uno specifico diritto, che è il diritto amministrativo, quando sarebbe bastato il codice civile per dirimere tutti gli insorgenti contenziosi tra il cittadino e lo Stato. Ed era quello che io ricordavo poc'anzi al ministro Boschi. Non basta voler cambiare per sembrare progrediti rispetto agli altri. Il cambiamento può essere di segno positivo o di segno negativo. Il cambiamento di segno positivo è il cambiamento che introduce all'interno della Costituzione italiana i più ampi margini di discrezione e di possibilità del cittadino di difendersi dallo Stato. D'altro canto, qual è il solco dirimente tra la sinistra e la destra oggi? Io credo che sia tra statalisti e tra liberali, anche se la collega De Petris stamattina imputava ad un fantomatico liberismo economico la crisi sociale ed economica in cui è piombato il Paese. Io credo al contrario che sia mancato proprio la libertà del mercato. Ricordatevi che noi viviamo in un Paese, in una nazione in cui lo Stato è il principale degli imprenditori. Ricordatevi che noi viviamo in un Paese dove l'articolo 48 della Costituzione, anch'esso dovrà essere oggetto di un emendamento, subordina l'attività privata e la libera iniziativa allo scopo sociale, quasi che la parola sociale potesse sovvertire la legge della domanda e dell'offerta e il libero scambio tra uomini liberi, cioè sancire nella nuova Costituzione che gli individui, i cittadini, sanno badare a loro stessi e che lo Stato non può essere il Leviatano, non può essere il lupo di Hobbes. Concluda, senatore. Ma deve essere, concludo, signor Presidente, colui che armonizza
e senza invadere le libertà dei cittadini.